Questo è un viaggio sponsorizzato dalla Gianfranco Vestuto Comunicazioni. Questo è lo scenario che la macchina si intravede dalla macchina nel viaggio che ci porterà a Milano. È uno scenario funereo. Uno scenario funereo proprio, ma nel vero senso della parola. Infatti, stiamo andando a un famoso festino gay che si terrà a Milano. E quindi abbiamo portato un po' di piccione femminile, travesti, tutto, insomma, c'è anche il trans, fai sentire la voce del trans. Aspetta. C'è Francesco, il trans. Ciao. Ecco, esatto. Dov'è? Non lo vedo. Ciao. Ecco, questo è il trans Francesco, si chiama. Di giorno, di giorno Francesca, di notte Francesco. E invece qui abbiamo Francesca Fiorita. Buonasera a tutti. Salve. Questa campionessa di Tacchè Non so, Din Don Dan, esatto. E poi Federica Fioretti. Ciao. Una famosa terrorista. Musulmana. Musulmana. Cecena, anzi. Ha vinto Miss Eleganza. Vinto Miss Eleganza. Che bomba andiamo tante dall'aereo, ma abbiamo una copia. Sta dicendo Francesca, sti cercando. Francesca. La testa. Mi ha provato a chiamare Adriano. Adesso loro ci diranno chi nella loro classifica si scoprirebbero stasera questa primo posto. Famosa primo posto, esatto. Corriello, le reazioni devono essere chiare, corona, corona, non terzo perdona. Posto, spiega, abbiamo messo Cristiano Ronaldo. No, loro no, secondo. No, devono dire pure come, però ci dovete dire prima che modo, le modalità. Primo posto, Corriello. Ronaldo, posto Ronaldo. Terzo posto, Corona. Basta, poi Marcello forse qua. Poi Marcello, ma per ma ci sta per scarto. Ci interessa. Sì. Corriello da tutte in posizioni, mamma mia. Francesca. Tu qual è la Corona? Vabbè, ma una posizione preferita, no, una ci accontentiamo. La bandiera. Assolutamente. Dai, raccontaci un po'. Franci, raccontaci un po' le posizioni di... Ah, ma io che ne so, non, io sono vergine, stavo in posizione... Oh, struzza! Ho 17 anni, che studio avrà chiamato a pazzi per tenere di cinganna? Io, ma ti fermi tutte queste insinuazioni? A chi la vuoi dare a bere? A chi la vuoi dare? E Federica, abbiamo solo 17 anni. Ah, ma c'è il night shot? Giuro. Allora, Franci, raccontaci un po' Borriello, allora, come a Suda Candela, come sulla lavatrice mentre centrifuga, diciamo. Allora, Borriello forse ci porterà nella sua casa, ma noi ci acceriamo sull'amendo. Ci fa vedere sì. Sulla casa, cioè, non abbiamo fatto niente. Come? Non abbiamo fatto niente. Ancora, cioè così, niente. Allora, vabbè, io e Francesca siamo disposte a vedere la camera matrimoniale senza di Borriello. Fare, senza fare niente. Giusto per vedere che lenzuola, di che così testiamo tutto sì. Tutto delle lenzuola. Eh sì. Pochi. Allora? Maniera Samorza. La voce di campo. Come l'hanno fatto Corona e Belen, la nudi alle Maldive, così. Ma perché c'è un video che lo fa vedere. Ah, sì. Sì, sa sempre tutto di questi scopi, di queste situazioni. Tu l'hai visto, già fatto? Maniera animalesca, sì. Ma dove? Sulla spiaggia? Dove l'hanno fatto? No, lui stava vicino a un elefante, ma ha detto che la proposta era sua e quindi Francesca era presente. Francesca faceva il video alla fine, era presente. Non io, buoni scontri. Buoni scontri. Sfiorita! Sì. È una sciocchetta la nera. Se Adriano sta con la portoricana io lo lascio per sempre. Sì, perché c'è una portoricana che è una pizza di femmina, no? Però Adriano vuole me. Non capisco perché, però. È una questione di tutto materiale del dolore. Lui non sa che mi ha risposto perché ti ho passaporto. La telecamera fissa qua sopra. Ok, ok. Intanto quella parola. Ma non mi risponde. Mi stai tradendo con qualcuno. Vediamo un nuovo format. Ma lo fece una volta a Milano, Roma. Mettevo la telecamera qua e due personaggi famosi facevano il viaggio, andata e ritorno. Tu sei sclerato proprio. Ma che non ha poche, escleramma, ma siamo sulle 2-3 ore, da quante ore stiamo in viaggio? Ma da 3 ore. 3 ore. Caffiorita. Sto dicendo che mi accontento, come già detto in precedenza. Ma dove stiamo? Contento. Siamo. Non so decidere. Ma siamo a Roma l'abbiamo siamo. Sì, finito. Siamo quasi a Firenze. Sì, siamo a Milano, siamo arrivati. 21 e 29, orario previsto. Orario previsto per l'arrivo 21 e 29. Ma dietro Borriello. Borriello! Borriello!
bella. Ma pure la donna. Io mi leverò la mutanda e farò. Andiamo nei, andiamo nei particolari. E poi le lancio. È così, Borriello. Borriello. E sventoli la mutanda. E voglio passare molto in viaggio a mutanda rosso. Con tutte i che mi fanno comprare. Dai. Ma che anch'io. No. Tu ci avevi solo Borriello. Poi capi quello di stasera però. Non ce l'ha. Abbiamo troppe cose insieme. Na 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 na. Ok. Le stesse cose. Ok, questo domani va. Sei in diretta. Sì, non sono miss. Beh, allora faccio una sorta di telegiornata. Ecco, questa è la cosa che successe, tipo che la poi non me ne ero accorto, che la poi non stava così. Quindi quello è il ministro che sta andando. Ministro di sta minchia, bro. Il ministro di sta minchia che sta andando. Brasilina bianca, non blu. Si è scagnata. Si è scagnata. Allora siamo in viaggio. Siamo in viaggio. Milano, oggi stiamo andando a fare una grandissima ricchionata. Gianfranco mi ha convinto a partecipare a questa ennesima avventura e ha detto Antonio, vuoi partecipare a una grandissima ricchionata? Io ho detto sì, andiamo a fare una grandissima ricchionata. Andiamo a ricchionare. Prima abbiamo sentito il ricchione. Ci ha detto quando venite. Ci ha detto quando venite e noi abbiamo risposto, siamo già venuti nelle mutande. Ma non vuoi piacere? Lui ha detto, ma voi dormite con me stanotte? No, no, no. No, fortuna. Ce ne scappiamo prima che sono passati. Scappiamo prima che diciamo. Prendi i nostri piselli in mano. Prima che i ricchioni diciamo ci fanno le mutande. No, mai niente. Ma ti immagino dentro. Là dentro dovremo stare armati di cinture. Di castità. Di castità copri. Copri parti basse, no? Perché l'elevato grado di l'elismo è altro. C'è anche il caporicchio, il capo gay. Il capo gay che è insomma muore. Lele il caporicchio, quando viene tutti questa buonasera. Allora siamo venuti a questo locale. Certo Anna, tu sei bellissima. Certo Anna, sei bellissima. Ovviamente a Milano c'è l'aeroporto, a Napoli non c'è l'aeroporto. Certo, c'è l'aeroporto, sei una porca quindi potrei prendere l'aeroporto. Però lui è gay, quindi lui non è capace di avere elezioni, diciamo. Ho preso anch'io il mazzariello di Borriello e ma posso assicurare. Perché la Francesca Ambra gli piace tanto Borriello? Pubblicare queste pagine, la CES che mi devi mettere a fuoco, calcio lo stavo. Sta tutto quanto. Ripeti. Ma proprio ricchione, proprio R maiuscolo, una ricchia proprio della polverina in coppa di esagerato. Che quando chiama Gianfranco fa, Gianfri, senti, stai venendo? Questo è un piede, diciamo, smaltato, vedete? Smaltato? Odora di carne stracciata. Odora di scarpe solenni. Di ripostiglio secondo i chiarini. Ovviamente il movimento è molto molto sensuale. Leggami. Segretta mo.